Hai visto che bello il pubblico? Bello, bello. Fa emozione il pubblico. Sì. E io sono felice di rivederti dopo questa estate di grandi successi. Ero venuta qui a raccontare per la prima volta di questa avventura, che è stata un'avventura bella, tu me l'avevi piena, detto. Piena di emozioni. Sì, piena di cose. È stata un'estate piena di cose belle, piena di cose brutte. Abbiamo dovuto raccontare tante emozioni. E... noi abbiamo provato a riassumerle. Forse ci saremmo dimenticati qualcosa, ma vogliamo rivederti all'opera in quello studio di Estate in Diretta. Non mi sono mai rivista, quindi a te. Fa piacere. A te la scena. Raffaella Carrà è stata davvero la televisione italiana, è stata la Rai, è stato un personaggio che ha anche cambiato, forse anche culturalmente, qualcosa nel nostro paese. È stata una notizia inattesa, un fulmine a ciel sereno, siamo tutti davvero senza parole. Da sabato il mondo della televisione, ma non solo, è in lutto per la scomparsa di uno dei volti più amati, più popolari. Sto parlando di Nicoletta Orsomando. Dopo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti del 2 luglio, i talebani in poco tempo hanno ripreso il potere. Come sapete, la situazione è drammatica e è cominciato il rimpatrio degli stranieri. Proprio gli italiani in queste ore sono rientrati. Siamo stati in tensione fino alle 23:54 di ieri sera. E finalmente possiamo dire siamo i campioni d'Europa. Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, oggi li celebriamo di questo. È la staffetta loro! Non ci credo. Sì, ce lo stanno dicendo. La cosa della staffetta, c'è un aneddoto che ti devo rivelare. Vai, vai. E siccome le Olimpiadi andavano in onda contro di noi, diciamo, tra virgolette, quando io ho detto, oddio, la gli autori dietro le camere mi hanno detto, no, perché sennò la gente cambia canale, va a vedere la staffetta. E invece era un'emozione, una gioia. Poi ma la chi sì, se ne frega, ma certo. Dai. E poi tu eri lì proprio per dare le notizie, per informare, per essere sul pezzo. Sì, e abbiamo dato notizie belle come quelle che abbiamo sentito dello sport, gli europei, le super medaglie delle Olimpiadi, anche delle notizie che non avremmo mai voluto dare. E certo. Come la scomparsa di Raffaella, che è stata una cosa talmente inattesa, talmente inaspettata, talmente forte. Noi eravamo lì e ovviamente abbiamo stravolto la scaletta. Peraltro tu eri da un lato molto emozionata e coinvolta, perché tu Raffaella l'hai conosciuta veramente, e ti sei anche risentita rispetto a quanti invece dal tuo punto di vista, no, proprio in quelle stesse ore postavano ricordi, vantavano amicizie con Raffaella Carrà. Hai preso posizione. Sì, non mi sono tanto risentita contro chi postava dei ricordi, perché è giusto, voglio dire, Raffaella è l'abbiamo sempre denominata la Raffa nazionale, no? È una Raffaella di tutti. Quindi giustissimo che chiunque avesse un ricordo con lei potesse rievocarlo, hanno postato foto, hanno raccontato aneddoti, tante cose. Quello che non mi è piaciuto sono state alcune persone che hanno in qualche modo parlato di sé utilizzando Raffaella, che è diverso, non è fare un ricordo, è una cosa leggermente diversa, molto diversa, però non tutti hanno capito quello che io ho detto e tanta gente mi ha detto, però tu perché? Se uno ha voglia di ricordare, c'è ricordo e ricordo. Io personalmente ho preferito neanche dirlo che l'avevo conosciuta, che avevo fatto due puntate di Carramba, perché non aggiungeva nulla al racconto. Ma aggiunge qualcosa al nostro racconto? E a noi ci piace rivederti, poi con quella divisa, guarda, stavi benissimo. Ah. Mandiamola in onda. Buonasera, questa sera cominciamo in modo inconsueto, il vestito vi dice tutto naturalmente, e abbiamo costituito un corpo veramente speciale, lo volete conoscere? È nato l'esercito di Carramba, adesso ve lo presento. Badescu Ramona. Presente. Boccoli Benedicta. Presente. Capua Roberta! Presente! Un esercito così marcia solo il giovedì. Bionde, more, rosse e poi siamo qui solo per voi.
con tanto di balletto annesso, dove fortunatamente io anche per questioni di dimensione fui messa in ultimissima fila. Quanti anni avevi? Nel 95, sono del 68, ero una bambina, giovane, una ragazzina, e ho questo ricordo di Raffaella, e lo dico col sorriso perché mi piace ricordarla col sorriso, di una donna molto precisa sul lavoro, molto meticolosa, tutto quello che si vedeva era tutto provato, tutto perfetto, ma anche molto calda, molto inclusiva e molto accogliente, soprattutto con le altre donne e con noi che eravamo delle ragazze, insomma, hai visto, c'erano tanti nomi conosciuti, eravamo molto più giovani ovviamente, e lei era stata davvero il nostro capitano in quella situazione. Una cosa bella che non sempre accade, e ho un bellissimo ricordo. Beh, è anche per questo che la nostra Raffaella era conosciuta in tutto il mondo, diventata un'icona, portatrice di messaggi importanti, sì, no? A 360 gradi. Così amata anche all'estero, che abbiamo scelto solo due perché potremmo, il repertorio è vastissimo, ma te la ricordi mentre cantava con Stevie Wonder o con Ella Fitzgerald? Te la ricordiamo noi. Queste immagini parlano da sole, a suo agio, con i grandissimi come lei, ma come ti dicevo prima, straordinaria anche con noi che eravamo delle ragazzine alle prime armi, straordinaria con la gente comune, non a caso il successo di Carramba, insomma non sono io a doverlo dire. E, ovviamente era la notizia che non avremmo mai voluto dare, che però in qualche modo ci ha dato l'occasione di rivedere tante cose che lei aveva fatto, che non ci ricordavamo più. Ma tu, no? Che ti sei ritrovata catapultata in questa bellissima esperienza dopo tanto tempo. Sì. Come hai gestito l'emotività? Perché raccontare il quotidiano implica anche mettersi in gioco. Emotivamente non siamo dei robot, lo ricordiamo sempre, è giusto ridirlo, ripeterselo. Un saliscendi di emozioni, eh? Assolutamente sì. Inizialmente ero molto, ovviamente, emozionata, preoccupata, un po' di ansia da prestazione, diciamo così. Poi piano piano mi sono sciolta, devo ringraziare anche Gianluca, perché Gianluca Semprini, il mio partner, è stato straordinario, mi ha aiutato tantissimo su quello che era un po' il mio punto debole. Quale? Cioè la cronaca nera. Un po' di difficoltà a raccontare con il giusto distacco, che è il distacco di chi appunto deve raccontare queste cose. Io non sono giornalista, lui invece lo è, un giornalista di razza, mi ha accompagnato per la mano piano piano, mi ha aiutato, sapeva quali erano le cose che erano più nelle mie corde, negli spazi. Vi siete compensati. Sì. E io forse in qualche modo ho trascinato lui, invece l'ho un po' alleggerito quando facevamo nelle... L'hai spettinato, vedo che non è rimasto sì, nulla. L'ho spettinato, diciamo, metaforicamente, cercando di coinvolgerlo un po' nel gioco, nel divertimento. Hai capito, Luca? Perché tu ci racconti delle cose un po' diverse. Sto scherzando, ma senti che cosa da dire. Luca Semprini, no, a Roberta Capua. Eccolo Gianluca. Ciao Francesca. Ciao Roberta. Ti manco un po', eh? Tu mi manchi tanto, io sono qua a Rai News. Ho appena finito la mia diretta. Certo, era molto bello stare vicino a te. Quest'estate è stata molto divertente. Sono state tanto belle anche quelle chiacchiere che ci facevamo come vicini di camerino. Io posso dire che ho trovato una grande compagnia di viaggio, soprattutto una nuova amica.
E devo dire che la televisione italiana soprattutto ha ritrovato una grande protagonista. Ecco, io mi auguro che dopo quest'estate qualcuno dica, certo una come Roberta Capua non la possiamo tenere lontana dal video. Ti voglio però soltanto fare un appunto, stai sempre tutta là, tutta precisina, tutta pettinata. Dai, un po' più spettinata a volte, dai, un abbraccio, ciao. Ma che coraggio che c'ha, hai capito? Comunque è vero, ho trovato un amico, una persona eccezionale, è stato bello, quindi mi porto a casa da questa esperienza anche questa cosa, l'amicizia con Gianluca, ci siamo divertiti. Sì, e ora hai voglia di divertirti con me? Sì. No, perché a proposito... Però fai così con le dita, mi preoccupo. Io voglio prenderlo in parola, ci voglio provare. Okay. Gli do una mano, magari per la prossima volta ti trova più pronta. Giochiamo? Sì, alzati i piedi. Dai, sì. Ok. Ti chiederai che cos'è questo? Te lo sei chiesta, vero? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Allora, come vedi, davanti a te c'è un'alzatina. Sì. E poi ci sono delle carte di a ruota libera. Ok. Alzerai una carta... E leggerai un nome. Il nome si riferisce a un grande personaggio che ha fatto la televisione, la storia della televisione italiana. Okay. Quel personaggio sei tu. E dovrai aiutarmi a indovinare di chi si tratta provando a mimare l'identità. Okay? A mimare? Mimare. Senza parlare? No, puoi parlare, possiamo parlare, vero? Possiamo parlare... No. Non puoi cantare nel caso in non cui non il caso, no, ma non cantante. Canterei. E allora canteremo. No, non canteremo. Questo, certo. Inizio io. Alzo prima io la carta e tu mi devi fare indovinare chi sono. Ah, okay. Mi sono spiegata? Non tanto? Però va bene. Facciamo un esempio. Tu qui vedi un nome, io non so di chi si tratta, ok? Quindi io devo farti capire tu chi sei, tu sei sì. Quello lì. L'ho letto ragazzi, mi dispiace, ma qui non freghiamo nessuno. Qui non freghiamo nessuno. Vabbè, guarda, così, tienilo lì. Ah, ecco, perché l'alzatina è messa male? No, no? Però facciamo così, vai. Io tienilo appoggiato che io l'ho visto. Vi conoscete? Ah sì? Sì, vi conoscete, è un tuo amico. Sì. Piccolino. Amore. Un amichettino. Un amico piccolino. Piccolino. Così. Ma cosa mi dici mai? È troppo Gigio, amore. Adesso io? Sì. Quindi io devo indovinare. Eh sì, io devo mimare. Oh, ragazzi, io non... Ma veramente? Come si fa a mimare? Ok, allora, prima uso le parole. Lui ha quattro zampe. È un grande protagonista della televisione, non solo italiana. È proprio famoso, credo, in tutto il mondo. E zampe, quindi è un animale. Sì, è un animale. Ha tanto pelo. Ha tanto pelo? Si può dire. No, ha le orecchie. E abbaia e fin qui, dopodiché aiuta, non ho mai visto neanche una puntata. Ma è grande? È grande? È grande, di stazza. Era molto grande, ma non è grandissimo, è più o meno così. È morto? È morto? Sappiamo se è morto? Probabilmente è morto. Il commissario Rex? No, ma è un suo lontano. Tintin. Brava! Tintin. Piccola, mi piaceva da pazzi il Tintin. Come hai fatto? Vabbè, peloso, quattro zampe, famoso in tutto il mondo. Oddio, vai. Ancora io? Sì. In prova devi alzare tu. Tocca a me? Tocca a me. Che momento terribile di televisione. E cos'è questo? Ah. Ok, è difficile? No. No, non è difficile. Non è difficile, no. Non è difficile per niente. Non è difficile per niente. Per niente. Allora, andiamo in Sicilia. Siamo in Sicilia. Chiaro, in Sicilia siamo. In Sicilia siamo. In Sicilia ci abitano. Io sono famosissimo. È un uomo. È un uomo, siamo in Sicilia. È un uomo, siamo in Sicilia. No, sono stato anche cattivo ultimamente. Ho fatto una cosa tremenda. Non si lasciano le donne al... Il commissario Montalbano! Ti ha tradito! Ti è piaciuta l'imitazione? Semprini devi essere orgoglioso!
Sì, tocca a te. Sono piccolo e nero! Sono Calimero! Abbiamo tempo per un'altra carta? Ah, beh, tu sei la regina del sabato sera. Da quando? Da sempre, direi. Sì. Ma da anni, da morso. No, la regina del sabato sera. Sì. Sì. Sei la regina del sabato sera. Che cosa potrei dire? Quando eri giovane... Milly Carlucci che patinava. Brava! C'è troppa intesa fra noi. C'è troppa intesa fra noi. Toccherà che torni a trovarmi. Volentieri. Ho prima un'ultima domanda da farti, perché quando te ne sei andata qui l'altra volta, sì, che mi sei venuta insomma ad annunciarmi questa bella cosa, che avresti fatto l'estate in diretta, mi hai anche detto dovrò lasciare casa e mio figlio a mio marito. Com'è andata quando sei tornata? Benissimo, sono stati benissimo, meravigliosamente bene. E la casa come l'hai trovata? Ma ti devo dire la verità, pensavo peggio. Il ferro da stiro era rotto. E vabbè. Non so come mai, perché secondo me non è mai neanche stato usato, però era misteriosamente rotto. Non indagherei. Però dai, no, tutto a posto. Sono stati bene, sono stati insieme, padre e figlio, se la sono goduta, ci siamo visti il fine settimana, quindi tutto a posto, tutto sotto controllo. Adesso ho ripreso io però il timone, le redini della casa. E se lo dice lei con questo figlio... Il pubblico ti ha amato tanto, il pubblico ti ama. Voglio rivederti presto qua. Quando vuoi. Roberta Carlo!